Radio Radicale, ci vogliamo occupare dell'ultimo libro di Pino Pisicchio. Non è un saggio di attualità politica, ma è un noir ambientato a Montecitorio dal titolo Il collezionista di Santini, che segue di 12 anni un precedente giallo, sempre di Pino Pisicchio, dal titolo Onorevoli omicidi, da cui doveva nascere un film. Il primo libro era edito da Koinè. Allora, come ha deciso di tornare ancora su questo argomento attraverso una storia più, diciamo, più cruenta, quasi al punto da cambiare genere, ambientandola nella scorsa legislatura? Ma guardi, in sostanza il primo mio giallo, la mia prima opera con questa categoria letteraria, segnava il passaggio tra la prima e la seconda repubblica. Questo secondo segna il passaggio fra la seconda repubblica e la terza, quindi sono momenti importanti in cui può essere anche, come dire, giustificato un momento articolato e cruento come quello che può essere descritto da un giallo. Tutto sommato, quello che io ho fatto è riportare una serie di maschere mescolando il vero con il verosimile e con il falso, perché la fiction evidentemente si lega ad un'idea di falso, però all'interno di un palazzo che è molto vero, all'interno di una struttura istituzionale, ma anche di una comunità viva che ha i suoi protagonisti assolutamente identificabili, narrando peraltro le cose così come sono, non come in genere vengono descritte dall'esterno. Nel libro c'è una scia di sangue abbastanza impressionante. Attraverso questo sangue, lei ha voluto, diciamo, mettere in evidenza la crisi del sistema politico italiano che passava dalla seconda alla terza repubblica, alla presunta terza repubblica. Sì, certo, la crisi di tutto ciò che aveva rappresentato un po' il punto di riferimento, il caposaldo del passato, spazzato via in modo abbastanza cruento. Diciamo, il cruento in questo caso non è tanto riferito, come nel giallo alla eliminazione fisica, ma alla eliminazione istituzionale, cioè al passaggio tra una dimensione istituzionale e un'altra, che usa anche un lessico totalmente diverso dal passato. Usa anche strumenti di organizzazione del consenso totalmente diverso dal passato. I protagonisti sono sì i parlamentari, ovviamente, ma anche i giornalisti. Il ruolo dei giornalisti è molto importante, il ruolo della mediazione che viene effettuata tra la fonte della notizia e il ricevente la notizia. Dal mio punto di vista, il giornalista è colui il quale ha in mano le tavole sapienziali anche della democrazia, quindi se viene meno al suo ruolo fa qualcosa di molto peggio rispetto a quello che può fare il politico, che già di suo, quando si comporta male, fa cose terribili. Quindi tutto questo si incrocia poi con storie personali, con i due detective, che sono deputato e una giornalista, guarda caso, i due elementi costantemente presenti all'interno dello schema narrativo. Il giornalista che è il padrone di un talk show che addirittura ha anche un format che ha inventato lui, alla fine è una specie di X Factor dei politici. dei politici, perché siccome le scuole di partito non esistono più, come si fa a trovare i nuovi leader? Facciamo una sorta di X Factor, una sorta di Isola dei Famosi, un reality dei politici. E poi anche un candidato ai vertici di un partito importante che a un certo punto non, insomma, scompare dalla scena. Poi ci sono i figli che hanno ripudiato i loro genitori. Questo gesto del ripudiare i genitori, uno politico e l'altro superstar del giornalismo, ha dentro tutta una sua logica e tutta una sua filosofia, anch'essi protagonisti di questo romanzo a più voci, un romanzo corale e romanzo di una stagione.
la stagione è quella della 17ª legislatura, quindi da 2013 al 2018. Bene, io la ringrazio, naturalmente invito tutti a leggere Il collezionista di Santini, un giallo politico scritto da Pino Pisicchio, edito da Passigli. Grazie.